A quel punto l'Atletico Vescovio si è svegliato e ha provato, forse anche complice, la Procisterna che ha tirato un po' il fiato, ha provato a fare qualcosa di più. C'è stata una doppia occasione sui piedi del neo entrato Faccioli, come abbiamo detto, che ha provato, anche grazie ad un errore di disimpegno, a sorprendere Maltempi dai 25 metri. Attento il portiere, come abbiamo visto, è rimasto imbattuto anche più avanti, con una doppia parata sia su, abbiamo detto, Faccioli che è deviato in calcio d'angolo, che poi sullo stesso calcio d'angolo il colpo di testa, se non andiamo errati, è stato quello di Nappi, e quindi palla bloccata, palla centrale con palla bloccata a terra. Nel finale, come abbiamo detto, ulteriori cambi e poi l'occasionissima per riaprire la gara al secondo minuto di recupero, dopo che il direttore di gara ne aveva concessi 4, con Rocchi che era andato via bene sul settore sinistro del campo, superando prima il subentrato De Gennaro e poi il numero 2 De Luca, che l'ha affossato, praticamente affossato appena dentro l'area. Per il signor Giordani non ci sono stati dubbi e ha consegnato la palla al numero 11 per un secondo calcio di rigore di giornata. Solo che Rocchi non è stato implacabile e freddo come il suo dirimpettaio Scacchetti, facendosi ipnotizzare da Maltempi. Quindi risultato finale qui al Bartolani di Cisterna: Procisterna batte Atletico Vescovio 2-0 e sale a 37 punti in classifica. Invece l'Atletico Vescovio si vede superare al momento, classifica alla mano, alla 13ª posizione, scalando al 14ª posto dal Morolo, che sale a 29, mentre il Vescovio rimane a 28. E allora, io che lo ricordiamo, è iniziata alle ore 11:30. E allora, partendo dal girone A, Falasche Lavigno, Eretum Monterotondo 0-0, Montespaccato Corneto Tarquinia 1-1, gol di Gambale per il Montespaccato sul calcio di rigore, a 5 minuti dal termine ha segnato il gol del pareggio per la Corneto Monteforte, quindi Montespaccato che si ferma dopo 7 vittorie consecutive. Polisportiva Monticimini Anzio 1-1, al 27esimo il gol di Vittorini, al 43esimo il rigore di Camilli, poi nel secondo tempo non succede più nulla per quanto riguarda i gol, quindi il risultato che termina la gara che termina sul risultato di 1-1. Real Monterotondo Scalo Cinzia 1-0, al 50esimo il gol di Lupi, ce l'ha raccontato Alessandro Natali. Sporting Genzano Ottavia 2-1, la variazione che ci è giunta proprio pochi minuti fa, la vittoria dello Sporting Genzano sull'Ottavia. Un Pomezia Tivoli 1-1 ancora in corso, gol di Tornatore per la Tivoli, rete di Nsumbu per l'Unipomezia. Vigor per Conti Virtus Nettuno 2-0, al quinto il gol di Gallani, ha replicato al minuto 65 il calcio di rigore di Tamburini. Villalba Ranova 0-0, alle ore 15 Civitavecchia Boreale. Nel girone B invece Arce Morolo 2-2, al 20esimo Tani per il Morolo, poi il 47esimo e al 58esimo la doppietta di Pintori, all'82esimo Capogna per l'autogol di Capogna per il Morolo. A Strenzia Mosonia 1-0, il gol di Petroni al minuto 74, ce l'ha raccontata il nostro Maglio Vignola. Una delle variazioni che ci è arrivata nel finale è stata quella tra Atletico Lodigiani e Vissezze, dove gli ospiti hanno espugnato San Basilio all'ultimo minuto con un calcio di rigore di Giannone, dopo che essere passati in vantaggio con Carlini al 60esimo, il provvisorio pareggio di Demofonti 10 minuti più tardi. Audace Pagliano è terminata 2-1, Casalbarriera Itri è terminata invece 3-2, al quarto e al 43esimo i due gol di Onorato, sembrava fatta per l'Itri, invece il Casalbarriera prima rimontando nel giro di 3 minuti con Ciurruini e Nardecchia tra il 72esimo e il 75esimo, al 92esimo è arrivato il gol decisivo di Matarazzo, quindi da 0-2 a 3-2 per il Casalbarriera. Formia Palestrina 1-3, al 10° minuto Grizzi, al 27esimo Pagliarini, al 28esimo Di Mario, poi non basta Cacciottolo, il solito Cacciottolo per il Formia al minuto 68, ha reso meno amara la sconfitta, ma sempre di sconfitta interna in questo caso si parla. Pontigna Gaeta 1-3, al 47esimo Garzia, al 66esimo Marciano per gli ospiti, accorciano distanze i padroni di casa al 72esimo con Marrone, poi Vuolo firma il terzo gol e certifica la vittoria del Gaeta. Procisterna Atletico Vescovio 2-0, ce l'ha raccontata Gabriele Mancini, che ci ha parlato dei gol di Scacchetti su calcio di rigore e di Di Lelio al minuto 75 con gli ospiti, che hanno poi sbagliato un penalty proprio nei minuti finali. Ricordiamo che Sora Campuseur si giocherà alle ore 15.
Le classifiche del campionato di eccellenza, diamo un punto alla Tivoli e uno all'Unipo Pomezia, visto che il risultato è di 1-1, poi naturalmente lo cambieremo se mai ci fossero delle segnalazioni. Montespaccato primo in classifica a quota 50 punti, seguito dal Real Monterotondo Scalo a 47, poi la Tivoli a 45, questa è la zona playoff. A 40 il Civitavecchia, Redum Monterotondo a 39, Polisportiva Montecimini 37, Unipo Pomezia 36, Villalba 34, Anzio 30, poi Ottavia, Corneto e Aranova a quota 28, a 27 la Vigor Perconti, a 25 il Falaschi, a 25 Falaschi e Sporting Genzano, a 24 la Boreale, a 19 la Virtus Nettuno, a 17 la Cinzia, hanno una gara in meno Civitavecchia e Boreale Donorione. Passiamo al girone B. Insieme a Sogna 47 punti, Gaeta 42, Casalbarriera 40, Palestrina 39, Vissezze 38, Procisterna 37, Astrea 36, Sora 34, Atletico Legiani 31, Arce e Audace 30, Campus Eur e Morolo 29, Atletico Vescovio e Formia 28, Itri e Pagliano 26, Pontinia a quota 15. E allora mi arriva un gol importante, quello dell'Unipo Pomezia sulla Tivoli. Non sappiamo ancora il marcatore, ma l'Unipo Pomezia si è portato in vantaggio ai danni della Tivoli, che quindi ha completato la rimonta. Una Tivoli che era andata avanti con il gol di Tornatore, aveva pareggiato un Zumbu, e siamo in attesa di sapere qual è stato il nome del secondo marcatore dell'Unipo Pomezia. Un Unipo Pomezia che in questo momento è a quota 38, a meno 2 dalla Civitavecchia quarto, e invece la Tivoli che rimarrebbe a quota 44, comunque terza, perché il Real Monterotondo Scalo è a quota 47. A 44 punti c'è la Tivoli, a 40 c'è la Civitavecchia. Per la Civitavecchia finisse così, sarebbe una grande occasione nel pomeriggio, in caso di vittoria sulla Boreale, il distacco dalla zona playoff dei nerazzurri scenderebbe solamente di un punto, quindi sarebbe veramente un'ottima occasione, ripetendo naturalmente nel caso poi finisse così la gara di Pomezia. E allora, prima di dare i risultati della promozione, direi di fare una piccola pausa per raccogliere tutti e di fare le classifiche. Mi perdonerete, ma oggi sono da solo, anzi ringrazio ancora Domenico Santucci che mi ha mandato diversi risultati da casa, però è un po' difficile poi fare le classifiche praticamente nello stesso momento in cui si parla, quindi una piccola pausa per noi, e poi al rientro i risultati e le classifiche dei quattro gironi della promozione.
again. Without you on my body, I'm sorry, I'm sorry. I don't mean to be desperate or pretend that I'm not torn, but I don't wanna let go of the things that keep me warm. Without you, I'm just cold. Without you, I'm just cold. Without you, I'm just cold.
E allora torniamo in studio dopo la pausa firmata James Blunt e Jovanotti. Ripartiamo dalla promozione, perché il secondo gol dell'Unipo Mezzi è stato realizzato da Nsumbu, che nel frattempo ha realizzato la tripletta, quindi Unipo Mezzi a 3, Tivoli 1. Quando siamo giunti ormai alla fine della partita possiamo dare presumo i 3 punti all'Unipo Mezzi.